Sono incrociati con numerose meravigliose persone, tra cui ovviamente Maria Teresa Tette, Corrado Coccia, tanti poeti presenti oggi qui, Patrizia Varnier, che presenterò più tardi, Giovanni Manzoni. Siamo diventati una grande famiglia. Io ne sono veramente felice, molto soddisfatta e commossa. Maria Teresa ha parlato delle emozioni all'inizio, è vero. Ogni volta quando si sale sul palcoscenico, il cuore batte rimbalzato, come il mio in questo momento. Per questa serata ho preparato due monologhi poetici, teatrali. Dalla mia prossima sarà undicesima raccolta. In questo momento si sta scrivendo, sta nascendo, sta partorendo tutti questi pezzi. Però alcuni cominciano a debuttare su palcoscenici milanesi. Tre di loro durante la maratona poetica, la piuma sul baratro e oggi gli altri due. Il primo intitolato Strade di Milano. Strade di Milano, Piazza Duomo, ore 01:21. Ci sono strade che non mi appartengono. Un'estranea folla come un branco di iene. Gli slogan gettati come stracci sotto i piedi dei manifestanti. No, non riuscirete a impostare il programma odierno del mio cervello. La sua ribelle materia grigia non si farà sottomettere né indottrinare. Ho sempre spezzato le vecchie catene, mettendo in dubbio le regole fisse. Come un drone in libero volo, scoprivo ogni segreto dell'orizzonte. Voi, sì, chiamatemi pure pecora nera. Un bullone errato nel perfetto circuito, un rompighiacci che fracassa i muri per navigare nell'indipendenza. No, non tentate di domarmi, sono fuoco che vi carbonizzerà.